Oggi vediamo come spiare le storie e non solo di Instagram con un bot di Telegram. Allora, per questione di semplicità utilizzo la versione desktop di Telegram, non vado ad utilizzare direttamente l'app sullo smartphone, ma ti posso assicurare che non cambia niente, solo per semplificare un po' il lavoro a me. Quindi, come ti stavo dicendo, prima di procedere, voglio precisare che non, se scrivendo regram, come puoi vedere, non compare in elenco soltanto il bot, anzi, spesso e volentieri è possibile che il bot non sia il primo a comparire, ma prima il primo sia il canale. Quindi, nel caso in cui clicchi sul canale, non ti preoccupare, puoi lo stesso accedere al bot ugualmente. Basta che vedi, viene dato un elenco del canale, giustamente non ti interessa, quindi di conseguenza devi semplicemente accedere al bot. Quindi clicchi, non ti interessa, quindi registrati al canale. È per gli aggior eventuali aggiornamenti così, ma tanto non è il caso questo. Quindi basta che accedi a Regram Bot, vedi, in automatico non c'è problema. Come potete vedere, la prima lingua è in arabo oppure in inglese, però è possibile impostare la lingua, quindi basta premere su Start. In automatico a me, perché avevo già configurato il bot, mi riconosce in automatico la lingua. Comunque è sufficiente scrivere Start e il programma comunque sia si avvia. Ora è stata una procedura in automatico, ma avete l'elenco tutte le funzioni del disponibili sul disponibili di questo bot. Quindi se andate sulle impostazioni di setting, vabbè, potete, c'è diverse funzionalità perché puoi collegare il tuo account, puoi fare diverse, ecco, vedi, tipo cambia la lingua e era impostato in italiano, però molto probabilmente al primo avvio lo trovate in arabo. Quindi quello che dovete fare è impostarlo in lingua italiana. Detto questo, poi andiamo nell'elenco delle funzioni e in caso in cui uno lo voglia aggiornare, lo può aggiornare. C'è vari piani con varie funzionalità. Però comunque sia nessun problema perché a noi non ci interessa minimamente, a noi sono sufficienti le funzioni base per poter fare in modo di vedere le storie e scaricare le storie di Instagram senza che la persona di nostro interesse venga a sapere che abbiamo visualizzato la storia. Bene, quindi cosa è sufficiente fare? Semplicemente o si mette l'URL del canale nostro interesse oppure si mette la chiocciola seguita dal nome del canale e si preme invio. In automatico il programma procede a darti delle statistiche riguardo al canale di tuo interesse. Quindi ti dà prima di tutto delle metriche, forse non è il caso, non è quello che ti interessa sapere. Comunque sia, non si limita a permetterti di vedere le storie in modo completamente anonimo, perché le scarica direttamente tramite il bot e quindi puoi accedere e vedere le storie senza che la persona venga a sapere che stai guardando la storia. Quindi, perché comunque sia, le foto, se non compi nessun tipo d'azione, se non metti like e altri tipi di interazioni, l'utente non viene a sapere che hai visitato il suo canale. Comunque sia, detto questo, come potete vedere, c'ha diverse cosette interessanti.
ti permette di scaricare tutti i post in un file zip. Scarica i video là in live, scarica e visualizza lo streaming live corretto, quindi insomma di cose ne fa veramente tante. Puoi per esempio vedere l'elenco dei post, puoi vedere i video della IGTV che ha realizzato, quindi tipo vai sui post più apprezzati, attendi un attimino, ecco che ha appena scaricato l'elenco con i post che hanno ottenuto il numero maggiore di mi piace. Quindi se clicco sopra mi mostra qual è il post che ha ottenuto il numero maggiore di mi piace. Quindi detto questo, quello che ci interessava è vedere le storie. Ecco, ora in questo caso il mio canale non ha storie attive in questo momento, quindi Allogio non permette di scaricarle. Comunque sia, mi permette di scaricare i video della GTV, quello sì. Quindi se attendo, mi dà l'elenco dei video della IGTV, quindi veramente potete sbizzarrirvi con un sacco di funzioni. Quindi per vedere che effettivamente vi scarica le storie, prendo un canale che ha delle storie attive. Quindi prendiamo per esempio questo canale, preso un canale a caso, mi serviva un canale che effettivamente vede le storie attive. Vediamo un po'. Bene, quindi vado a storie. Perfetto, come vedete il canale ha delle storie attive. Io volendo posso visualizzare le storie, le scarico tutte in un file zip. Quindi diciamo che questo programmino, questo bot per Telegram è il top, sia soltanto per fare anche, poi ha molteplici funzioni, volendo potete utilizzarlo anche per fare il backup di un canale. Nulla vieta, o scaricare tutto il contenuto di un canale. Non è un soft, non è un tool presente, è un bot presente su Telegram che è veramente efficace e potente. Bene, se hai trovato il video utile, ti invito a mettere un mi piace al video e iscriverti al canale.